Cosa c'è? Amore, certe volte quando andiamo in giro siamo davvero due sprovveduti. Perché dici così? Vogliamo parlare di Graz? Della collina? Col castello? Me la ricordo bene. Ci siamo saliti. Sì, a piedi. Si poteva salire in ascensore o in funicolare. Ma da boh? Yes! E per scendere si poteva prendere uno scivolo lungo 64 metri e noi ce lo siamo perso. Anche se non abbiamo usato la funicolare, al castello di Graz ci siamo saliti lo stesso. Ma il castello non c'è mica. Pensa che era una fortezza inespugnabile, che resistette ai turchi e a ogni altro assalto, pure a Napoleone. E quindi, perché non c'è più? Perché Napoleone era come quei bambini che... La palla è mia e ci gioco io. E se non è mia, te la buco. In pratica non riuscì a prendere questo castello. E così si diresse su Vienna, la occupò e minacciò di raderla al suolo se Graz non si fosse arresa. Immagino che Graz a quel punto abbia ceduto. Sì, e Napoleone ordinò che il castello che aveva osato resistergli fosse distrutto, proprio come aveva fatto anche in Italia per il forte di Bard. Però è rimasta la torre dell'orologio, che è anche il simbolo di Graz. Mica gliela lasciò a gratis. Per potersela tenere, i cittadini dovettero supplicare. E immagino che Napoleone accettò. Ma che! Napoleone tergiversò e i graziesi, capendo l'antifona, per salvarla dalla distruzione, gliela pagarono da nuova. Bel tipo il Napoleone. Ma ora scendiamo dalla collina. C'è tutto il resto della città da visitare. Il centro storico di Graz è un esempio di complesso urbano che si è sviluppato sotto la secolare influenza degli Asburgo e per questo è protetto dal... E UNESCO! pensa che Graz è stata iscritta tra i patrimoni dell'umanità addirittura prima di Vienna. In effetti Graz è davvero piena di cose interessanti. Come il mausoleo di Ferdinando II d'Asburgo, un edificio che almeno esternamente sembra manierista. Ma solo da fuori, perché l'interno è stato finito successivamente, quando ormai era in voga il barocco. Così, per non sbagliare, ci hanno messo una tonnellatina o due di stucchi barocchi che si sa, sfinano, alleggeriscono e illuminano l'ambiente e vanno su tutto. Ma parlami un po' di Ferdinando, visto che siamo qui. Il Ferdinando, amore, era stato allevato dai gesuiti ed era un cattolico così convinto che con il suo atteggiamento accomodante era riuscito nella bella impresa di far incazzare tutti i protestanti del suo regno, tanto che a Praga, dove certe cose le prendevano di petto, avevano eiettato dalla finestra del castello gli amministratori cattolici, dando inizio alla guerra dei Trent'anni. Me la ricordo questa cosa. Ne abbiamo già parlato nel video sul castello di Praga. Ma della sua morte invece, che cosa mi dici? Ne sono proprio sicura, ma credo che sia stato uno dei primi Asburgo a far seppellire il suo cuore separatamente dal corpo. Infatti, nel mausoleo c'è una cripta apposta per i cuori. Dopo di lui, però, tutti i cuori degli Asburgo sono stati sepolti a Vienna, giusto? Esatto, e nel XVIII secolo Giuseppe II fece spostare l'urna col cuore di Ferdinando a Vienna per tenerla insieme a tutte le altre. Visto che si trova proprio a fianco al mausoleo, ci siamo infilati anche nel Duomo di Graz, perché ero curioso di vedere i reliquiari. Intendi quelle casse che si trovano vicino all'altare e che sono coperte da teche di vetro? Esatto, quei reliquiari sono un grande esempio di riciclo. Pensa che inizialmente furono creati a Mantova, nella bottega del Mantegna, per Paola Gonzaga. Ma la Paola? Quella Paola che poi sposò il Gian Galeazzo San Vitale? Quella che venne a vivere lì, nella rocca di Fontanellato, dietro casa nostra? Proprio lei.
ma le casse non se le tenne mica. Le donò ad un certo Leonardo da Gorizia per il suo matrimonio. Questo poi morì senza eredi e le casse finirono all'abbazia di Millstatt. E da lì finirono nel Duomo? Neanche per sogno. L'abbazia fu donata dal Ferdinando all'Ordine dei Gesuiti per finanziare l'apertura dell'Università di Graz. E solo allora ci si accorse che erano dei notevoli pezzi di legno. Così finirono nel Duomo a fare da reliquiari. Certo che questi a riciclaggio erano avanti secoli. Adesso però, amore, andiamo a visitare il posto per il quale siamo venuti fino a Graz? Certo, non vedo l'ora di vedere l'armeria. L'armeria di Graz è nata perché ad un certo punto del XVI secolo l'esercito ottomano si era messo a passeggiare avanti e indietro per la Stiria, creando un effetto da «Aiuto! Aiuto mamma, li turchi!». Graz si ritrovò a dover rifornire il confine militare con armi e uomini. Così i fabbri di tutta la città si misero al lavoro. Sfornavano armi a più non posso e poi le accatastavano alla bene e meglio in un casale appena fuori città. Secondo me a quel punto le cose si fecero davvero caotiche. Cercavi una spada e trovavi un elmo. Cercavi una alabarda e ritrovavi una forchetta. Ah, come nella nostra taverna, che quando cerchi un libro trovi una spada. Ma questa è un'altra storia, in effetti. Sì, proprio come a casa nostra. Gli addetti delle pulizie si diedero malati e il casino aumentò esponenzialmente. Così, nel 1642, si decise di spostare l'armeria in un bel palazzo grande, in modo da tenere tutto in ordine ed essere sempre pronti ad armare velocemente 16.000 uomini. Manco a dirlo, dopo che i poveri abitanti di Graz si erano fatti un mazzo tanto per spostare tutto, metterlo in ordine, tenere le armi oliate pronte, dal 1700 il numero delle incursioni si ridusse e un arsenale così grande divenne obsoleto. Ovviamente, i cittadini di Graz, in preda ad un attacco di culo pesantaggine nubifragica, fecero finta di nulla. Ma la sai una cosa? Ci sarebbe da spostare l'arsenale. Arsenale? Quale arsenale? Poi però arrivò al governo Maria Teresa e la musica cambiò. Per chi non se lo ricordasse, la Maria Teresa fu l'unica donna della Casa d'Austria a regnare sui possedimenti di famiglia. Fosse stato per lei, si sarebbe fatta un giro pure sul trono imperiale, ma non la vollero. E così, un po' infastidita, lei sul trono ci fece mettere il marito e si prese pure il titolo di imperatrice consorte. Secondo me però, nel suo caso particolare, quel titolo lì voleva dire qualcosa tipo... In casa i pantaloni li porto io e sul trono pure. La Maria Teresa decise che avrebbe dormito meglio se l'esercito fosse stato centralizzato e con sede attaccata alla sua camera da letto, giusto per precauzione. E un'armeria talmente grande non le sconfifferava per nulla. Così ordinò di smantellarla. A Graz però, un po' perché si erano affezionati, un po' perché spostare tutto era una rogna, tentarono la carta del... Signora, noi ze la derremmo per ricordo. Za, per noi ha un grande valore sentimentale. La Maria Teresa, che in fondo aveva un cuore di panna, accettò e l'armeria rimase a Graz, dove i cittadini fecero i salti di gioia. E gli addetti delle pulizie, invece, imprecarono come scaricatori di porto. Ad un certo punto dell'Ottocento, poi, a Graz fu fondato l'Universal Museum Johanneum, il museo più antico dell'Austria, e l'armeria ne divenne parte. Così oggi noi possiamo ancora visitarla nella sua interezza. Volete sapere cosa ci ha davvero colpito dell'armeria della Stiria? Che si tratta di un palazzo enorme, su più piani, tutto in legno, strapieno di armi e armature, e sono tutte lucide, ordinate e catalogate. Niente a che vedere con la nostra taverna, vero amore? Assolutamente no. Non so se si vede dal video, ma non c'è neanche la polvere sugli scaffali. Beh,
in caso di apocalisse zombie andremo a cercare delle armi a Graz piuttosto che tentare a casa nostra? Assolutamente sì, ma questo non cambierà il mio modo di vivere e rimanderò la pulizia e il riordino della taverna ancora di un altro giorno. Oh, io ci ho provato. Nel frattempo, se volete darci una mano a crescere, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi, date un'occhiata al nostro blog e ai social. Ciao!